grazie dell'invito. Cercherò quindi di affrontare il tema di questo festival, quindi la differenza, ovviamente declinato verso quella che è la mia disciplina, cioè l'estetica. Ora, il tema della differenza, come abbiamo capito, ma come già sappiamo, è fortemente radicato nella tradizione del pensiero occidentale e quindi lo è naturalmente anche in quel ramo specifico che è l'estetica, che appunto diviene sapere autonomo più o meno a metà del Settecento. All'interno dell'estetica noi abbiamo delle polarizzazioni, quindi delle differenze abbastanza ovvie: arte-natura, bello-brutto, che poi diventerà il bello e il sublime, modello-copia o forma-contenuto e così via, no? Cioè tutte quelle coppie con le quali noi più o meno attraversiamo la nostra esperienza estetica in generale o riferita all'arte. Allora, quello che mi propongo con un sottotitolo abbastanza fuorviante, come riconoscere il bello, che poi in realtà non è il tema, non è il focus del mio intervento, è sondare un'opposizione che mi ha sempre affascinato, incuriosito, cioè quello tra la forma e l'informe, che è il problema, direi, mimetico, appunto utilizzo questo aggettivo di derivazione greca, della rappresentazione. Cioè quel primato che noi accordiamo alla forma, e questo primato che accordiamo alla forma è il riconoscimento del bello, come cercherò così dimostrare. Ovviamente questa mia relazione avrà il solito escamotage, un po' banale ma proficuo, di avere, come dire, uno sviluppo storico. Quindi, come dire, attraverso la forma noi riconosciamo appunto una specifica dimensione estetica che abbiamo imparato a denominare bello. Quindi mi muoverò in una prospettiva volutamente tradizionale, qualcuno potrebbe dire hegeliana, e cioè intendendo per forma quella dell'opera d'arte. Okay? E quindi per bello, quando utilizzerò, le rare volte che utilizzerò questo aggettivo, il bello che noi riconosciamo nell'opera d'arte, quindi il bello artistico. Allora, un primo esempio un po' semplicistico, ma che ci aiuta a capire quale potrebbe essere, come dire, il perimetro nel quale ci muoveremo, è questo. Lo riprendo da un mio riferimento assoluto, cioè Alberto Sordi, Le vacanze intelligenti, che è un episodio di un film che si chiama Dove vai in vacanza, del 78, in cui c'è questa famosa scena in cui Alberto Sordi con la moglie vanno alla Biennale di Venezia e si trovano davanti a un enorme muro con un puntino nero. Ecco, il classico esempio dell'arte contemporanea, così come noi a volte un po' volgarmente e anche un po' cinicamente pensiamo. Allora, abbiamo una grande parete bianca e un puntino nero. Come reagisce la moglie di Alberto Sordi, cioè colei che interpreta la moglie di Alberto Sordi? Ovviamente con disappunto, con rifiuto e con una domanda molto precisa: ma qui non c'è niente da vedere. Ovviamente lei lo dice in un'altra maniera, pensate, insomma, un po' più colorita. Qui non c'è niente da vedere, cioè non c'è nulla appunto da vedere, non c'è nessuna forma riconoscibile, quindi non c'è nessuna esperienza del bello. Ecco, questa dimensione estrema, sulla quale poi ritornerò, quindi il confronto mimetico con una rappresentazione, è ciò che segna in negativo, quindi, quella tradizione che ovviamente non può che, quella tradizione della riconoscibilità, che non può che avere il suo avvio ovviamente nei Greci, come sempre, che danno le prime coordinate mitiche e teoriche a questa poetica della riconoscibilità formale. Pensiamo ovviamente alle cose più ovvie, alla nascita di Afrodite nella Teogonia di Esiodo, che appunto nasce dalle onde del mare, la spuma delle onde, appunto, quindi l'informe per eccellenza, creano la forma per eccellenza, cioè la dea della bellezza. E tra l'altro tra l'altro proprio su questo assunto del formare, che Afrodite è anche la dea della vegetazione, quindi la natura che germoglia acquisendo una forma altra rispetto alla sua origine, ma anche ovviamente la dea della bellezza erotica, cioè quella tensione che fa sì che tra due esseri, appunto, in congiunzione ne nasca poi un terzo. Okay. Quindi interessante anche questa dimensione dell'eros come informe che dà forma. Ovviamente, punto centrale, vado veramente per tappe per non annoiarvi, quindi sono abbastanza veloce. A metà strada tra questa dimensione mitica, metabolizzata ovviamente dall'immaginario greco, c'è quella più strettamente teorica, che è il tour de force cosmogonico del Timeo platonico, no? Questo grandioso tardo dialogo di Platone, in cui noi vediamo che cosa? Questa figura mitica del demiurgo che opera attraverso un operare appunto ordinato, formante, no? E colloca le forme ideali nella cora, questa parola affascinantissima, di fatto intraducibile almeno nell'accezione platonica, appunto è lo spazio-luogo, questo ricettacolo sensibile appunto in cui l'idealità delle forme acquisisce una sua tangibilità. E tra l'altro questo, come dire, operare del demiurgo non è un operare pacifico, perché poi c'è anche una forza deformante che si oppone. Poi noi sappiamo ovviamente che Platone attribuisce poi a questa formazione del reale un modello geometrico matematico, ma questo ora non ci interessa. Allora, che cosa rimane qui in questo lascito mitico platonico per l'estetica? Ovviamente certamente un'opposizione decisiva, che non lo è solo per l'estetica ma per la metafisica occidentale nel suo complesso, e cioè quello tra l'eidos, prima è stato richiamato appunto la forma, e l'eidolon, l'immagine, o quantomeno vuol dire, uno sviluppo già che ci allontana dalla forma. Quindi questa opposizione, che è una sorta, utilizzare questa formula, di DNA del pensiero occidentale, ecco perché la differenza è un tema che può essere declinata all'infinito in quello che è la tradizione filosofica occidentale. Ecco, questa opposizione documenta in che modo il mimetico, quindi la rappresentazione, ci trattiene sempre nella sfera sensibile della forma, cioè l'immagine. Ed è questo il problema che aveva la moglie di Alberto Sordi. Noi siamo abituati a cercare in quella che si suppone un'esperienza estetico trattino artistica, una forma. Se io non vedo nulla, questa dimensione viene meno. Allora, in questo quadro, certamente, l'Aperon di Anassimandro, una delle prime cose che si fanno al liceo, no? L'illimitato, l'infinito. Ecco, sicuramente questa nozione di Anassimandro rimane ancora la più suggestiva definizione di ciò che non ha forma, no? Cioè pensare qualcosa che non cada sotto un principio sensibile, no? Che non cada sotto i sensi, quindi che non sia esperibile dall'udito, dalla vista, dal tatto e così via. Quindi tutto ciò che non cada sotto i sensi. Vedremo poi a un certo punto come questa nozione, che ovviamente possiamo relegare nel pensiero presocratico, ha una fascinazione molto attiva, ad esempio anche nel romanticismo. Il pensare l'informe non come l'opposto della forma, ma come una premessa necessaria alla forma. Questo sarà un grande tema, poi ci arriverò. Ovviamente questo principio di ciò che non ha forma riecheggia in maniera esemplare, bellissima, quel capolavoro che è il Simposio di Platone, quando Platone ha il grande problema di definire che cosa sia il bello ideale, ecco veramente qui un bello che non ha una forma, e certo punto, in quei passi decisivi in cui parla Diotima, la sacerdotessa di Mantinea, cioè colei che svela a Socrate l'essenza del bello ideale, a un certo punto Platone metaforizza il bello dandogli un'immagine, quindi venendo meno a quello che dovrebbe fare il filosofo, che non deve dare un'immagine al bello, e lo chiama il vasto mare, anche qui, no? Il mare che non ha confini, e quindi un'ulteriore immagine in natura di ciò che non ha una forma. Quindi un bello non raffigurabile, proprio perché l'idea del bello non può assumere una forma particolare, no? Voi sapete che per Platone c'è questo problema, perché se io dico, faccio un esempio banalissimo, che soltanto le sedie blu sono belle, allora devo escludere per forza che anche le sedie rosse siano belle, no? E il bello non è un principio che si particolarizza, sebbene noi lo speriamo come tale. Quindi c'è questo problema di una bellezza che rimane tuttavia esperibile nella sua percezione. E se queste dimensioni formali in Platone, come sappiamo, sono svianti, seducenti, ma insufficienti rispetto alla verità, in Aristotele diventano invece qualcos'altro. C'è un passo della Poetica di Aristotele in cui questo problema viene messo a fuoco, e cioè quando Aristotele cerca, e qui veramente è interno al discorso che cerco di fare, quando Aristotele cerca di dar conto delle caratteristiche della riconoscibilità del bello. Ovviamente, in senso lato, i criteri aristotelici sono quelli dell'organicità, dell'unitarietà, pensiamo alla tragedia, ovviamente. Ma queste dimensioni, un po' l'organicità, ma che cos'è? L'unitarietà, ok, in senso vago ce lo possiamo avere. Aristotele poi a un certo punto è più preciso, e cioè, traduco un po', attualizzo questo passo aristotelico, noi riconosciamo il bello quando abbiamo un agio percettivo, cioè quando i nostri sensi non sono in difficoltà. Che cosa significa questo? È molto semplice. Per gustare, utilizzo un termine non greco ma settecentesco, quindi per avere un'esperienza di piacere estetico, per esempio con un brano musicale, il suono non deve essere né assordante né inudibile, ma avere una sua medietà percettiva. Questo è l'agio percettivo, cioè una dimensione che vada incontro ai nostri sensi, cioè una forma adeguata appunto alla nostra percezione. E se c'è questa forma adeguata, c'è la riconoscibilità del bello. Aristotele, per esempio, fa anche un altro esempio più banale. Un oggetto non deve essere microscopico, utilizziamo questo termine, né enorme, altrimenti non abbiamo una visione sinottica di questo oggetto. Ecco, tutta questa tradizione, ovviamente problematica, che io in circa 12 minuti ho cercato di sintetizzare, la ritroviamo in un testo che mi ha sempre affascinato, che oscilla tra quella tipica pedanteria ottocentesca, ma anche quel fascino ottocentesco che solo quella pedanteria è capace di attivare, cioè l'estetica del brutto di Karl Rosenkranz, che è un testo del 1853. Rosenkranz è stato un allievo di Hegel, anche un suo biografo, e appunto nel 1853, con il retaggio dell'esperienza dell'estetica hegeliana, scrive questo saggio famosissimo, appunto l'estetica del brutto. Ecco, la prima modalità del brutto che Rosenkranz riconosce, quindi come dire, indica al lettore, è l'assenza di forma, per l'appunto. Cioè, Rosenkranz tripartisce questa assenza di forma in tre modalità: amorfia, asimmetria e disarmonia. Ovviamente soprattutto le seconde, la simmetria e la disarmonia, sono il calco negativo del bello greco, no? Quindi la sconfessione del simmetrico e dell'armonico. Ma quella più interessante è la prima assenza di forma, cioè l'amorfia, proprio quando la forma non c'è. Ed è l'esperienza, appunto, di Alberto Sordi e della moglie. Non c'è alcuna forma riconoscibile e quindi non c'è nessuna forma riconducibile a qualcosa che possiamo esperire esteticamente. Quindi l'aistesis viene annullata, non ho nulla da percepire, quindi addirittura quell'agio percettivo aristotelico qui proprio viene, come dire, sconfessato pienamente. Scrive Rosenkranz. Questo ovviamente il linguaggio è un po' hegeliano, ma non è così difficile la frase. Come manifestazione sensibile dell'idea, quindi come dimensione esperibile da un punto di vista estetico, il bello ha bisogno di delimitazione, cioè di una forma. Ora, questa delimitazione può assumere anche banalmente dei tratti molto concreti, ad esempio la cornice di un quadro. La cornice di un quadro ci indica che siamo davanti a un quadro. La moglie di Alberto Sordi era quello che cercava, la cornice, non una parete bianca. Un palcoscenico, anche qui, è una dimensione che istituzionalizza la forma della performance, ad esempio. E ovviamente in senso lato il museo è una grande cornice, il teatro è un grande palcoscenico. Quindi, come dire, dimensioni che ci attivano un'attenzione rispetto a quella che è un'esperienza estetica. Rosenkranz, ad esempio, quando vede una dimensione di defiance in cui, diciamo, l'estetica della cornice viene meno, per capirci, quando quindi noi non capiamo che siamo davanti a un'opera d'arte, dice Rosenkranz, emerge quella che lui chiama, devo dire, abbastanza interessante, la poetica del nebuloso, quindi dell'opaco, non capiamo bene cosa stiamo esperendo. Quindi il nebuloso non è altro che la non chiarezza della delimitazione. Voi sapete che gran parte dell'arte contemporanea, poi ci arriverò, fa della come dire, non chiarezza della delimitazione la sua essenza, no? Pensate alle performance che ci possono essere per strada. All'improvviso non sappiamo se è il gesto di un folle o una performance teatrale, proprio perché noi siamo abituati alla cornice del palcoscenico. Ecco, però, 1853, siamo già in un tempo storico, quindi l'Ottocento, che ha metabolizzato, ad esempio, un'altra categoria che fa dell'assenza di forma il suo centro, cioè il sublime. Quindi il bello moderno non può non fare i conti con questa dimensione. Ora non entro ovviamente nel sublime, che avrebbe bisogno di 3 corsi universitari, però con questa dimensione molto molto problematica. Pensiamo soltanto a una delle definizioni, questa la potete spendere quando qualcuno vi chiede che cos'è la bellezza, come risponde Schelling. La bellezza è l'infinito nel finito. Sarebbe quindi l'assoluto colto in una dimensione mimetica, cioè l'arte. Quindi solo l'arte è capace di esibire l'assoluto. Quindi vedete anche qui, quando già il sublime è entrato come motore dell'esperienza estetica, la dimensione della forma è ancora centrale, no? Però ovviamente se Schelling, quindi a inizio Ottocento, a suo modo attribuisce alla forma un suo primato, certamente c'è un autore posso dire è il mio autore preferito, tanto sì, mica è una vergogna, che è un poeta, Hölderlin, il grande poeta tedesco, che a un certo punto, nel 1799 proprio, introduce un concetto che ancora oggi è molto dibattuto, soprattutto dagli esperti di Hölderlin, che mi ha sempre affascinato. Io devo dire, facevo il liceo, mi sono imbattuto in questa parola stranissima che è aorgico. Una parola ovviamente che detta così non significa nulla. L'aorgico che cos'è? È il contrario ovviamente dell'organico. Quindi Hölderlin a un certo punto introduce queste due nozioni quando sta cercando di capire che cos'è l'essenza del tragico. Noi possiamo, come è stato spesso fatto, accomunare, assimilare queste due nozioni, e magari questo è più facile per voi, ad Apollineo e Dionisiaco, quello che farà Nietzsche nella nascita della tragedia. Quindi abbiamo l'aorgico, che sostanzialmente è il dionisiaco nicciano, e l'organico, che è l'Apollineo. Ecco, queste due dimensioni, come poi lo sarà per il Nietzsche della nascita della tragedia, quindi l'aorgico e l'organico, sono inscindibili. Questo è veramente interessante, cioè l'informe, l'aorgico, quindi ciò che non è organico, quindi c'è questo alfa privativo molto strano, non può essere pensato se non c'è l'organico, e l'organico non può essere pensato se non c'è l'aorgico. Allora, qui che cosa vuole dire Hölderlin? Ora non entro ovviamente nel dibattito che c'è stato sull'origine di questo neologismo, perché poi c'è il tedesco di mezzo, quindi non voglio tediarvi con queste cose un po' da filologi di storia dell'estetica. C'è da comprendere l'operazione che Hölderlin fa rispetto alla parola organico, quindi rispetto alla parola, che potremmo dire, forma. E cioè Hölderlin, cercando sempre di essere più greco dei greci, rimane a suo modo fedele al significato della parola organon. E quindi Hölderlin concepisce l'organico non come un aggettivo che rinvia all'universo biologico, come fanno Goethe e Schelling, ad esempio, ma come attributo del mondo storico. Quindi l'organico non è altro che la sfera, diciamo, della strumentalità degli uomini, cioè del mettere in forma qualche cosa. Appunto, un organo, uno strumento. Quindi potremmo dire che qui l'organico, secondo Hölderlin, quindi ciò che si oppone alla non forma, è il modo in cui la tecne, quindi la strumentalità degli uomini, opera. Quindi la forma, l'organico, qui rappresenta il modo in cui l'umanità costruisce la propria immagine, si autorappresenta, e questa è l'arte. La modalità in cui un tempo o un mondo storico costruisce la propria identità politica, culturale e artistica, ovviamente. E non quindi la natura. La natura, invece, questa tensione di difficile gestibilità è attribuita invece alla sfera dell'aorgico, per l'appunto. Voi capite che, dette così, queste cose sono un po', come dire, lasciano il tempo che trovano. Ora purtroppo non ho la possibilità di farvi vedere due immagini, che qui sarebbero state decisive, quindi dovete fare un esercizio veramente qui di pura immaginazione. Ci sono due quadri che in qualche modo riassumono questa tensione di aorgico e organico. Sono due quadri che il cliché accademico accosta sempre, E io infatti, essendo un accademico, non faccio altro che appunto ribadire questo cliché. Il primo quadro, un quadro famosissimo di Friedrich, Il monaco sulla riva del mare. Non so se l'avete presente, c'è questa scena, chiamiamola così, di una riva del mare in cui domina un grigio cupo opaco e c'è un piccolissimo puntino che ovviamente è il monaco. Ecco, questo è il primo quadro. Il secondo, ora dirò qualcosa ovviamente, il secondo è il quadro, per me il più grande quadro che sia stato mai dipinto, Il cane di Goya e il Perro di Goya 1823, uno dei dipinti appartenenti alle pitture nere. E poi dirò qualcosa anche di questo quadro. Ambedue i quadri espongono questo problema dell'informe che si oppone a una sua possibile figurazione. Poi cercherò anche brevemente di attraversare questo tema della figurazione e che si distingue dalla forma. Allora, il 13 ottobre del 1810 a Berlino viene presentato questo quadro di Friedrich. Fortunatamente tra i visitatori di questa prima esibizione del quadro c'era Clemens Brentano, quindi uno dei romantici, che ha l'idea quasi geniale di appuntarsi le reazioni del pubblico. Cos'è interessantissimo, perché è una sorta di cronaca di come nel 1810 le persone berlinesi, quindi la borghesia berlinese, esperiva l'arte. Questi appunti poi furono assemblati da Kleist, il grande drammaturgo, per il suo giornale, e poi ne fece un pezzo in cui Kleist disse anche la sua sul quadro di Friedrich. Allora, chi sono i personaggi? Le persone che si accostano al quadro. Sono signori della borghesia, dame, intenditori d'arte, bambini, e c'è un bambino in particolare che è l'eroe di questa mostra, una coppia, un'istitutrice con la sua protetta, quindi il classico mondo borghese di inizio Ottocento. Quali sono le domande perplesse che questi avventori iniziano a formulare? Che fa il monaco? Che mare è? È il mare di Rügen, cioè il mare del nord? Perché il cielo è così grigio? Perché non c'è almeno un pescatore? Ecco qui. Quindi di fronte alla raffigurazione dell'informe, come la moglie di Sordi, i fruitori dell'opera cercano delle figurazioni, quantomeno delle traduzioni formali. Kleist invece dirà: davanti a questo quadro si ha come l'impressione che le palpebre vengano recise, quindi come se ci fosse un punto d'arresto della nostra visione. Ma la domanda decisiva viene rivolta da un bambino che con sua madre sta lì per caso, e questo bambino fa la domanda decisiva, la domanda che ancora oggi noi abbiamo spesso davanti a quadri come quelli di Pollock e così via. Che cosa raffigura questo quadro? Ecco, perché è importante che sia un bambino a dirlo? Perché, come dire, testimonia quella sorta di DNA mimetico che dai greci a oggi noi ci portiamo ancora dentro. Quindi, come dire, questa è la domanda decisiva. Di fronte al quadro di Friedrich noi ci domandiamo che cosa raffigura, come se un'opera d'arte, in questo caso pittorica, dovesse attivare una narrazione per essere opera d'arte, e una narrazione ce la dà solo una forma. Ecco allora che questo irrappresentabile di Friedrich viene appunto sottoposto a una sorta di interrogatorio chirurgico, potremmo dire, da parte degli avventori. Queste aspettative frustrate sono esattamente quello che il modernismo, quindi il Novecento, farà. Clement Greenberg, il grande critico americano, colui che è stato poi il maggiore sostenitore dell'arte di Pollock, denominerà effetto riflesso. Cioè l'effetto riflesso è quando un fruitore davanti a un'opera che espone soltanto dei colori, delle vaghe forme e non quindi una narrazione, io non vedo il pescatore, non vedo il contadino e così via, quindi tutta la eventuale narrazione dell'opera ricade sul fruitore. Quindi lo sforzo che ognuno di noi deve fare di ricomporre i valori plastici dell'opera. Il cane di Goya invece, questo quadro, devo dire che tra l'altro al Prado è stato messo anche nella sala delle pitture nere in una dimensione, in una collocazione centrale, perché sta proprio alla fine. Ecco, il quadro di Goya è un quadro geniale. È stato calcolato che solo il 5% del quadro è figura, cioè è il muso del cane. Tutto il resto, qualcuno di voi può anche vederlo ora con i dispositivi che possediamo, tutto il resto è astrazione. 1823. Cioè Goya fa questa operazione assurda nel 1823 che se noi togliessimo il 5% di figurazione ci ritroveremmo in un quadro di Rothko. Cioè, quindi questo è un quadro che anticipa di 130 anni, 120, l'arte novecentesca. È un quadro, ad esempio, che è stata l'ossessione di un pittore spagnolo contemporaneo, Antonio Saura, che non ha fatto, a un certo punto della sua carriera non ha fatto altro che ridipingere questo quadro, in maniera ossessiva, come se questo informe del quadro di Goya fosse l'unica forma possibile per la pittura contemporanea. Non entro nel merito delle interpretazioni che sono state date di questo quadro perché potete capire. E poi ho anche l'imbarazzo di parlare di qualcosa che non state vedendo, quindi c'è anche un imbarazzo, come dire, comunicativo. Ecco, allora nel Novecento la forma come riconoscibilità del bello si muta lentamente nel suo opposto, cioè l'informe che diventa il valore plastico principale, il riferimento mimetico privilegiato. Allora, questo è un grande tema, come potete immaginare, perché molti estetologi, molti critici d'arte, ma anche molti artisti, hanno iniziato a opporre in maniera gerarchica l'arte astratta, che è quella moderna, quella più autenticamente novecentesca, perché è difficile, perché rompe con la tradizione, un valore più forte rispetto a un'arte che si rivolge ancora alla dimensione figurativa, creando una sovrapposizione non giusta tra forma e figura, perché anche l'informe, come Goya e Friedrich ci hanno fatto vedere, è una forma, è un, come dire, stratagemma, chiamiamolo così, mimetico. Il modernismo, come Greenberg diceva, era appunto questa opzione di ideologia estetica in cui soltanto ciò che non ha forma, non ha figura, vedete, anch'io sbaglio nell'esplicitare questi termini, ha cittadinanza nell'arte novecentesca. Quindi non il rappresentare qualcosa, ma il rappresentare in sé. Quindi vedete, nel Novecento paradossalmente si ricade in quella sorta di idealità platonica, come se la vera pittura moderna disconoscesse sempre i valori che invece il pubblico ricerca. Anche oggi ci capita, no? La famosa battuta del bambino, che cosa raffigura questo quadro? È la domanda che ci accompagna sempre. Greenberg scrive che quello che l'arte moderna quindi novecentesca, deve eliminare sono proprio i valori dell'immediata riconoscibilità, del miracoloso, quindi lo stupore che a volte abbiamo davanti a certe opere, e la sintonia emotiva, quindi questa dimensione un po' patetica che l'arte a volte suscita. E quindi si potrebbe aggiungere, forzando l'idea di Greenberg, forse anche il bello allora dovrebbe essere tolto dall'opera d'arte. Perché questo? Perché qui c'è l'idea che arte e vita siano, come dire, perennemente sovrapponibili, no? E invece questo non deve esserci. Ovviamente è un tema molto importante. Allora, ovviamente quello che è stato definito il demone della figurazione si accende anche, come dire, negli autori meno soggetti appunto alla figurazione. C'è una famosa battuta di Pollock, Jackson Pollock, che in uno dei suoi non certo rari momenti di depressione alla moglie di Krasner, che era anche lei una espressionista astratta, Pollock disse, mi ha molto colpito questa frase che viene appuntata da un biografo di Pollock, avrei fatto tutto questo, avete presente i quadri di Pollock, il dripping, no? Ecco, Pollock dice, avrei fatto tutto questo se fossi stato capace di dipingere delle mani. Una frase che dovete attraversare in tutta la sua tragicità, ma anche complessità. Tra l'altro, come sapete, le mani sono una delle cose più difficili da dipingere. Come dire, quindi se fossi stato un artista accademico, semplicemente accademico, di una scuola d'arte, capace di dipingere alla perfezione delle mani, ecco, se fossi stato capace di dare forma alla natura, o meglio, figura alla natura, avrei fatto quello che ho fatto. Ecco, il Novecento ha sposato, almeno una certa parte del Novecento ovviamente, ha sposato l'informe come sua ideologia. E sposare l'informe significa ovviamente scontrarsi con i greci, quindi con la tradizione del bello artistico, come diceva Hegel, per eccellenza. Vi do 3 esempi e poi finisco con 2 suggestioni che vi lascio così come appunto piccola eredità di questo incontro. 3 citazioni in cui il Novecento, con 3 dei suoi protagonisti artistici, si scontra contro il bello greco, quindi il bello, come dire, formale per antonomasia. E tra l'altro è interessante che in 2 dei 3 esempi che vi faccio, il bersaglio preferito è il Partenone, quindi l'emblema assoluto della forma architettonica greca e potremmo dire anche di una certa idea della forma che i greci espongono. Picasso, 1935, in una sua conversazione che viene annotata, scrive: le bellezze del Partenone, delle Veneri, delle Ninfe, dei Narcisi, sono tutte bugie. L'arte non è l'applicazione di un canone di bellezza, come i greci in parte ci avevano insegnato, ma ciò che l'istinto e il cervello possono concepire indipendentemente da ogni canone. Ovviamente qui c'è la classica iconoclastia di Picasso, delle avanguardie, ma è interessante il rifiuto di un canone, quindi anche di una certa misurabilità e insegnabilità della bellezza artistica. Questo è un primo riferimento. Il secondo è offerto da Julian Beck, che è stato il fondatore del Living Theatre, quindi una delle esperienze più radicali e importanti del teatro d'avanguardia del secondo Novecento, e in un suo testo, che si chiama La vita del teatro, Julian Beck scrive questa frase che devo dire, quando l'ho letta per la prima volta, per me è stato uno schiaffo in faccia, perché io appunto ho studiato filosofia, insegno estetica, e quindi necessariamente per me i greci sono delle divinità intoccabili, ok? E invece Julian Beck scrive questo, ed è una frase che, ecco, vi consegno alla vostra meditazione. Julian Beck scrive: il Partenone, la sua geometria, il suo splendore, bellezza e filosofia non sono mai abbastanza. Là, qui che cosa c'è? C'è l'idea che la forma, quella forma che noi riconosciamo come bello o come arte, a un certo punto è una dimensione penultima rispetto alla vita, rispetto ai grandi problemi che ci toccano nel profondo, no? Quindi Beck, ovviamente qui c'è un discorso politico dietro, Beck ci avvisa che nel momento in cui l'arte cerca di prendere il posto della vita, entriamo o nel kitsch, o entriamo, quindi nel cattivo gusto, o nella dimensione di una estetizzazione che priva di contenuti critici la nostra realtà sociale. Il terzo, poi sto per finire, il terzo esempio viene offerto da Barnett Newman, anche lui membro dell'espressionismo astratto, e in un suo scritto che si chiama The Sublime is Now, il sublime è adesso, non a caso il sublime, la categoria dell'irrappresentabile, 1948, Newman scrive, anche questa frase devo dire che è stato un macigno per me, per il mio vissuto di pseudo-accademico. L'invenzione della bellezza da parte dei greci, l'invenzione. Cioè come se il bello fosse stata un'invenzione di un popolo che stava lì nel IV-V secolo a.C., appunto a elaborare delle teorie. L'invenzione della bellezza da parte dei greci, ovvero il loro postulato di bellezza come ideale, è stato lo spauracchio dell'arte e del pensiero estetico dell'Occidente. Ovviamente questi sono discorsi che possiamo non approvare, che possono suggestionarci, ma che fanno comunque parte di un quadro circoscrivibile a quelle che sono state le esperienze delle avanguardie novecentesche, dove appunto la tensione verso l'informe è stata fortissima. Due battute finali con due esempi, riprenderò anche il Partenone. Nonostante queste provocazioni, è interessante come Picasso, una sua celebre battuta, per definire che cos'è la forma, utilizza l'unica cosa che noi a occhio nudo non possiamo vedere, il sole. Noi non possiamo vedere il sole, pena la cecità. E poi, però il sole, quindi la luce, è ciò che illumina sempre una forma. La Picasso, per definire che cos'è l'arte, e quindi quella forma in cui noi riconosciamo eventualmente il bello, elabora questo famosissimo aforisma, che forse qualcuno di voi conosce, ma che è sempre bene ripetere. Ci sono dei pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, e ce ne sono altri che trasformano una macchia gialla nel sole. Capiamo bene ovviamente chi sono i veri artisti, no? Quelli che rendono una macchia di colore una ulteriorità di senso, appunto, addirittura quel sole che mai potremo vedere a occhio nudo. Quindi qui veramente è interessante come Picasso, per dirci che cos'è l'arte, utilizzi l'esempio, ripeto, di un'esperienza dell'impercepibile, cioè fissare il sole. E poi concludo con un aneddoto finale che non è famoso come secondo me dovrebbe essere, e qui ritorno al Partenone, cioè a quella forma che la scuola, l'università, la nostra tradizione ci ha insegnato a riconoscere appunto come l'emblema del bello. E come abbiamo visto, Julian Beck e Pablo Picasso invece vedevano come la grande menzogna estetica. Ovviamente Beck e Picasso non ce l'avevano con i greci, ma ce l'avevano con quella cultura che rendeva, come dire, digeriti, metabolizzate quelle tensioni che invece nei greci erano vive. Allora, questo aneddoto racconta di William Golding, il famoso scrittore inglese, l'autore del Signore delle Mosche, che a inizio degli anni 60, per la prima volta, insieme a un suo compagno, un suo amico, va ad Atene. Quindi visita per la prima volta ad Atene, e a un certo punto erano passati un po' di giorni e non erano ancora andati a visitare l'Acropoli, che è una cosa che di solito, no? La prima cosa che si fa ad Atene, Partenone, Acropoli. Allora Golding, in maniera un po' sbarazzina, così un po' da bohemienne, ok? Fa, vabbè, dai, andiamo a vedere questo Partenone, va, ora ci tocca, andiamo a vederlo. Allora che cosa fa Golding? Sale sull'Acropoli e dice, ah, è così che si dovrebbe vedere il Partenone. Volge le spalle al Tempio, quindi non lo guarda, e fissa il caos della metropoli greca, insomma di Atene, fino al Pireo, come dire, no? La città che poi finisce sul mare. Ma mentre fa questo gesto di rifiuto estremo, non aveva calcolato che i greci vincono sempre, come le guerre persiane ci insegnano, e cioè che mentre guarda il caos moderno dell'Atene moderna degli anni 60, il Partenone, o meglio ciò che del Partenone è l'informe, l'ombra del Partenone al tramonto sovrasta Golding e sovrasta anche tutta la città di Atene, come dire, come perenne sigillo di una forma che noi riconosciamo come bello, che anche nel momento in cui il rifiuto è più acuto vince sempre e si impone appunto sul nostro rifiuto. Mi fermo qui, grazie.